Si proclama eletto presidente della provincia di Cosenza Mario Chiuto. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi, proclamazione a sorpresa del neoeletto presidente della provincia di Cosenza. Mario Chiuto, già sindaco di Cosenza, da oggi si troverà ad affrontare, oltre alle problematiche della città capoluogo, anche quelle di una delle province più vaste d'Italia, che rappresenta circa il 42% di tutto il territorio calabrese. Io penso che, così come è stato l'intento del legislatore, il sindaco della città capoluogo possa svolgere quell'azione di coordinamento che è necessaria, diciamo, in un'area così vasta, un'azione che parte da un'attività di pianificazione che è strutturale, che riguarda le tante tematiche che sono di competenza provinciale, da quella dei trasporti a quella della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, a quella che riguarda la viabilità, gli edifici scolastici, tutte le problematiche che nella filiera dell'ambiente poi riguardano anche il turismo e l'agricoltura, quindi il dissesto idrogeologico, le aree abbandonate, le questioni che riguardano la costa con l'inquinamento del mare, con l'erosione costiera, i fiumi, i contratti di fiume, l'insabbiamento dei porti turistici, il sistema, diciamo, più strettamente connesso al trasporto pubblico urbano che non è orientato rispetto alle direttrici di sviluppo. Insomma, ci sono tante situazioni che hanno un rapporto stretto con quelle che sono le attività che stiamo svolgendo come città capoluogo, in un'azione che comunque era già tesa a un coordinamento di tutta l'area più vasta. Il consiglio provinciale che affiancherà il presidente sarà composto da 16 consiglieri, tutti amministratori nei diversi comuni della provincia. Per gli inquilini di piazza 15 marzo non è previsto alcun compenso, se non il gettone di presenza di consigliere comunale o lo stipendio di sindaco. Non sono previste cariche assessorili e quindi non ci sarà alcuna giunta. Il consiglio sarà convocato direttamente dal presidente. Previsti infine la designazione di un vicepresidente e possibili incarichi di settore a qualche consigliere.